Salve ragazze, benvenute nel mio canale e oggi vi voglio proporre una novità. In prossimità della primavera, che nascono i fiori, fioriscono le piante, gli alberi, vi voglio proporre come realizzare all'uncinetto e con la lana, logicamente, ma anche col filo, se volete, la margherita. Io ne ho fatto una serie di margherite che si possono applicare su una pochette, su un cappellino, su una copertina. Si possono anche unire l'una con l'altra. Come vedete, io ne ho realizzato un paio e quindi è una cosa nuova che spero vi possa intrattenere anche piacevolmente, visto che siamo in casa per questo coronavirus che ci obbliga a intrattenerci dentro le pareti di casa. Iniziamo quindi, io uso un uncinetto numero 4 per fare la corollina della margherita. Uso questo colore, che è un color beige, e per fare i petali uso il giallo. Quindi ecco che, incominciando il lavoro, dobbiamo fare in modo che, si inizi con 6 catenelle. Allora, una, due, tre, quattro, cinque e sei. Queste catenelle che ho realizzato le devo chiudere a cerchio, proprio per fare la corolla, il bottoncino cosiddetto della margherita. E faccio, unisco l'ultima catenella, la unisco alla prima iniziale e la chiudo con un punto bassissimo. Ok? Facilissimo fino a qui. Dopodiché, all'interno di questa corollina, vedete qua, dobbiamo lavorare 12 punti bassi che vi ho fatto vedere nel mio tutorial precedente, sono facilissimi. Quindi entro dentro la corollina direttamente senza prendere il punto, non c'è bisogno, e facciamo 12 punti bassi. Mi allungo un po' il filo così avrò più possibilità di muovermi meglio. Ecco qui, uno l'ho già fatto. 2, guardate, entro nella corolla, esco dalla corolla, corona, chiamatela come volete in questo momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Io ho acchiappato anche il piccolo codino che c'era dall'inizio del lavoro che abbiamo fatto, per nasconderlo. 11 e 12. Allora, ricontiamoli per essere sicure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A questo punto chiudiamo come abbiamo fatto prima, cioè l'ultimo punto che entra nella prima punto basso che abbiamo fatto prima all'inizio e lo chiudiamo con un punto bassissimo. Ecco qui, questa è la corolla. E la corollina, certo, il foro risulta non molto grande, ma neanche eccessivamente piccolo. E possiamo chiudere perché prendiamo ora l'altro colore. Scusate un attimo, cerco le forbici, ecco qui. L'altro colore per fare i petali. Chiudiamo così, ok. Facciamo i petali utilizzando, come vi ho fatto vedere prima, il colore giallo, la lana gialla. Poi voi potete sbizzarrirvi, cercare colori diversi, fare una corolla verde e petali bianchi, rosa, e in base anche a quello che avete intenzione di realizzare. Allora, a questo punto incominciamo a fare il petalo.
Ricordatevi che il primo punto che si deve realizzare in qualsiasi lavoro noi facciamo, perché questo è l'inizio anche, vi do adesso una nuova opzione per fare un centrino che vedremo in seguito. Qualsiasi punto che noi vogliamo realizzare all'inizio di una coroncina come questa, si fanno le catenelle. Se io devo fare un punto basso, comincio con una catenella. Se devo fare un punto alto, incomincio con 3 catenelle. Ma poiché in questo caso io devo fare un punto alto doppio, allora faccio 4 catenelle. Una, due, scusatemi. Ho sbagliato prendendo il bordino e si risolve subito, non c'è problema. Allora, riprendiamo. Per fare, come stavo dicendo, il primo punto in qualsiasi lavoro noi iniziamo. Dalla base che abbiamo fatto, si fanno sempre le catenelle, sia che dobbiamo fare un punto alto, sia che dobbiamo fare un punto basso. In questo caso dobbiamo realizzare 4 punti alti doppi e vi faccio vedere come. Quindi il primo punto viene sostituito da 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Ok? Poi vado nel punto successivo, metto la doppia gettata sull'uncinetto e sì, in questo punto che io utilizzerei, guardate, per darvi un altro consiglio più particolareggiato e più diciamo così originale, entriamo nel centro della catenella per lasciare un bordino più rifinito della corolla. E quindi, dopo che abbiamo gettato il filo, facciamo il doppio punto alto. Due fili abbiamo gettato sull'uncinetto e questo è il doppio punto alto. Sullo stesso punto, io faccio un altro punto alto. Ne dobbiamo realizzare 4. Quindi doppia gettata. Entro nello stesso punto e chiudo 1 e chiudo 2 e chiudo 3 e sono 3 punti doppi alti considerando i primi 4 iniziali. L'ultimo, doppia gettata, vedete come faccio io con l'uncinetto molto semplicemente, giro due volte intorno al filo e faccio l'altro doppio punto 1 2 e chiudo 3. E questa, diciamo, è l'inizio di come potrebbe essere e di come saranno i futuri petali. Ok? Quindi per chiudere completamente il petalo, adesso facciamo una, due, 3 catenelle e vado a chiudere con un punto basso nel punto successivo. Questo punto basso servirà di base per iniziare il secondo petalo. Quindi di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e poi la doppia gettata, così come ho fatto io, entro nel punto a fianco successivo. E sto entrando nel punto nel centro della catenella, proprio del punto basso. Vedete perché lascio in rilievo il bordino della corolla. Quindi doppio 1, 2 e 3. Sempre nello stesso punto la doppia gettata, entro nello stesso punto e faccio il doppio punto alto. 1 2 e 3. Quindi se notate, qui rimane il bordino. Qui rimane il bordino, vedete? Un bordino molto semplice.
in rilievo. È una cosa molto carina, molto originale, particolare, rifinita, lo rende più particolareggiato il fiorellino, quindi, capito? Quindi siamo a 3 punti doppi alti, dobbiamo farne 4. Rientro con la doppia gettata nello stesso punto e faccio l'ultimo doppio punto alto. 1, 2 e 3. Chiudiamo quest'altro petalo con 3 catenelle, 1, 2, 3, che racchiudo sul punto successivo con un punto basso. E ripeto, questo punto basso è la base per riprendere un altro petalo. E quindi ripetiamo 1, 2, 3, 4 catenelle che corrispondono al primo punto alto doppio e nel punto successivo, doppia gettata sull'uncinetto, io faccio il doppio punto alto. Quindi 1, 2 e 3 e chiudo. Ancora ne devo fare 4, doppia gettata, entro nello stesso punto, cercando di tenere in rilievo la parte esteriore del punto sottostante, e faccio 3 e siamo a 3 punti doppi alti. Mi manca l'ultimo, quindi 4, doppia gettata, entro nel punto sottostante, sempre lo stesso punto, e 1 e 2 e 3 e chiudiamo. Poi, per chiudere definitivamente il petalo, così come l'abbiamo realizzato, facciamo 3 catenelle. Una, due, tre, e la poggiamo punto base successivo con un punto basso, come abbiamo fatto prima, né più né meno, uguale, preciso. Questo punto basso è la base dei prossimi petali. Ne abbiamo già realizzato 3. Eccoli qua. Guardate che bellini che sono. Già 3 petali. Quindi un altro punto doppio alto che iniziamo con 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Nel punto successivo facciamo la doppia gettata. Continuiamo con il doppio punto alto. Quindi 1, 2, 3, un'altra gettata doppia, andiamo nello stesso foro, attenzione, non sbagliate, e facciamo un altro punto doppio alto, 1, 2 e 3, e siamo ancora a 3 doppi punti alti, dobbiamo farne 4, doppia gettata, entriamo dentro il foro dello stesso lavoro fatto. E continuiamo 1, 2 e 3 e chiudiamo. Per concludere la corolla, come vi ho già fatto vedere prima, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Queste 3 catenelle vanno chiuse sul punto successivo basso che io prendo, come vi ho già detto, al centro per lasciare in rilievo quello che sta intorno alla corollina. E lo chiudo, faccio il punto basso e lo chiudo. Questo punto basso mi servirà da base per realizzare l'altra corolla. Quindi 1, 2, 3, 4. Questo è l'inizio del primo punto alto doppio. Quindi facciamo la doppia gettata e il secondo punto alto doppio. 1, 2, 3 e chiudiamo. Al terzo, doppia gettata, sempre nello stesso foro, entriamo e facciamo il doppio punto alto. 1, 2, 3 e chiudiamo. Quindi abbiamo fatto a questo punto, abbiamo fatto 1, 2, 3 doppi punti alti, ci manca il quarto. Ancora entriamo nel foro, la doppia gettata, chiudiamo.
la doppia gettata, mi raccomando, non dimenticatelo. 1, 2, 3, chiudiamo. Per completare la corolla, come abbiamo fatto precedentemente, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dopodiché, queste 3 catenelle le appoggiamo e le chiudiamo nel punto successivo con un punto basso. Allora, guardate, siamo arrivati alla fine. Praticamente, qui ci sono la corolla, il bottoncino della margherita, chiamatelo come volete, che abbiamo fatto di un colore diverso. In questo caso ho scelto il colore neutro beige, sabbia, e poi i petali. 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo il sesto e ultimo petalo. Quindi 4 catenelle che rappresentano il primo doppio punto alto, doppia gettata. Nel punto successivo, e io lo faccio qui al centro, per lasciare il bordino come rifinitura della corollina, il doppio punto alto, che è il secondo praticamente. E poi doppia gettata, facciamo il terzo. Spero che mi seguiate, che vi sembrerà semplice, mi auguro per voi. Un altro che è il quarto, 2, scusate, ops, e 3, e chiudiamo. Come abbiamo fatto per gli altri petali, li chiuderemo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, che vanno ad appoggiare sul punto successivo con un punto basso. Ecco qua. Poi, per rifinire bene bene il lavoro, andiamo ancora sulla prima catenella iniziale del fiorellino che abbiamo fatto e chiudiamo con un punto bassissimo, così. Cioè non dobbiamo né aggiungere filo né gettare filo, chiudiamo con un punto bassissimo. Conclusa la catenella. Possiamo, concluso il fiorellino, possiamo chiudere, tagliamo il filo, chiudiamo così e abbiamo realizzato. Poi certamente questo va nascosto bene come va nascosto l'altro. Io in genere lo faccio con l'uncinetto, ma potete usare anche l'ago, il filo, quello che vi sembra più a portata vostra di mano. Ecco, ecco qui. È realizzata la margherita di cui vi parlavo. Anche questo va nascosto, lo nascondiamo un attimo, così non si vede. Non si vede. Lo nascondiamo e lo blocchiamo, sempre con l'aiuto dell'uncinetto, che è molto più semplice per me. Spero lo sia anche per voi. E questa è la margherita di cui vi parlavo. Io ho scelto questo colore, questa modalità, ho detto che la potete applicare dove volete, sia su un cappellino, o su una copertina, o su una pochette. Ne ho fatto diversi colori, potete utilizzarne altri, dal rosa al verde, all'azzurro, unirle magari unendole cucite e farle come bordino per una copertina. Comunque, questa è un'idea nuova, diversa, che vi ho voluto proporre in prossimità della primavera che viene incontro a noi e mi auguro che vi sia piaciuto, vi sia sembrato semplice il lavoro. Vi ringrazio per avermi seguito e a risentirci alla prossima tutorial, alla prossima volta. Vi saluto, grazie, ciao, en crochet, ciao, ciao. Ciao ciao!